È la squadra che ha fatto saltare la panchina di Checco Moriero a Catanzaro e che potrebbe far saltare anche quella di Ciccio Cozza a Reggio. Le due formazioni inaugureranno la 13ª giornata di Lega Pro nell'anticipo di venerdì sera, match in programma alle 20.45 all'Oreste Granillo. In Calabria sbarcherà un gruppo con il morale alle stelle. I Cavallucci Marini sono reduci da due vittorie di fila e in trasferta non sbagliano mai quasi un colpo. Solo due gli intoppi a Foggia e a Benevento, terreni da cui comunque i ragazzi di Mister Menichini hanno strappato via due punti. Positivo il ruolino contro le calabresi, bloccata sull'1-1 all'esordio dal Cosenza, la Salernitana ha steso in successione la Vigor Lamezia e poi il Catanzaro, unico comune denominatore Caetano Calil. L'ex attaccante del Crotone ha ammutolito prima la Vigor con un missile, poi si è ripetuto contro le Aquile Giallorosse con una doppietta di rara bellezza. È l'uomo più decisivo della squadra di Salerno, già 6 le reti confezionate, una più pesante dell'altra. L'augurio dei tifosi Amaranto è che venerdì non sia in giornata